La mamma si chiama Lisa, la figlia si chiama Kira. Sono due lama, sì, quelle curiose creature andine, grandi scalatrici, che sputano per difendersi. Kira, venuta alla luce dopo un anno di gestazione, ha soltanto un paio di giorni, ma già riesce a reggersi sulle zampe malferme. È nata sulla collina di Minusio, nella tenuta di Cesare Bozzini e Henrietta Di Silvestro, che hanno iniziato questo singolare allevamento nell'89. Oggi di lama la coppia ne ha ben 13, che convivono con due femmine di muflone sardo. Alcuni provengono da un allevamento dei grigioni, altri dalla Francia, altri ancora, i più piccoli, sono nati a Minusio. In alcune località montane svizzere, per esempio a Flims, i lama vengono utilizzati per il trekking. Possono infatti portare un carico fino a 40 kg. Un'idea che potrebbe essere sviluppata anche in Ticino, ma finora non ci ha pensato nessuno. I lama di Minusio comunque sono in vendita, anche perché sono estremamente prolifici. Finita una gravidanza, ne inizia subito un'altra e sarebbe impossibile tenerli tutti. Lì perché c'è il maschio che è libero assieme, quindi come sono... Ti faccio andare dentro io, lo faccio coprire dopo 3 giorni. Lo metto dentro il maschio, così almeno può coprire la femmina, sono sicuro che la data è quella lì. Quindi ogni anno avete... Noi ogni anno abbiamo il giro dei piccoli? Sì, dei piccoli. E cosa ne fate? E rivendiamo a gente svizzera interna che fanno trekking principalmente, per cui maschi, le femmine sono abbastanza cercate, sono belle, non si deve aver fatica a vendere. Ma poi ho anche un accordo con un mio amico di Losanna, che anche lui ha lama, mi ha comprato l'asinello. Nel caso lui li tiene là, li vende lui e poi ci guardiamo assieme. Perché io non posso lasciarli dentro, perché il maschio me li ammazza, sono i maschi. E le femmine me le copre, dopo sono sue figlie e sono cose che non vanno. Certo. Andiamo, Wendy! Andiamo!